temperature adesso cominciano ad alzarsi, quindi sempre più caldo, e noi cerchiamo piatti sempre più freschi. Abbandoniamo quindi le proteine che ci fanno accaldare ancora di più e puntiamo soprattutto su legumi e su cereali o non cereali. Oggi una bella insalata con il bulgur, proteina naturalmente vegetale, e legumi. Per prima cosa ci servono i peperoni, perché daranno sicuramente freschezza ma anche colore. Eccoci qua. Seconda ricetta invece, una torta di mandorle con un'attenzione particolare alle intolleranti del lattosio, perché appunto avrà come grasso nobile quello delle mandorle, e poi utilizzeremo naturalmente l'olio. Ciao Federica! Ciao Dania! Stai sistemando questa meravigliosa parte di biologico, che ho visto che siete molto forniti anche. Certo, certo. Mi servi il bulgur. Ecco qua. Una confezione più che sufficiente, perché poi cresce. Sì, lo sai che il bulgur è una fonte di proteine vegetali e diciamo che fa anche bene per il colesterolo. Esattamente, perché ingloba la parte di grassi cattivi, diciamo. E noi lo abbineremo addirittura con i legumi, per cui ricetta buonissima. Grazie. Alla prossima, ciao, ciao, grazie, buon lavoro. Ciao. I ceci già lessati, perché se la qualità è buona possiamo fidarci, Mondo Natura in questo ci aiuta. A tra poco. Inquadriamo per favore David, facciamo un po' campo lungo, perché volevo far vedere il giochino stupido della Maserina. Dove senti com'è caldo? Senti com'è caldo qui, ecco, capite? Se non faccio, se non è la soddisfazione non si va avanti. Buongiorno a tutti! Buongiorno, buongiorno! Allora, buon pranzo, appena rientrati magari, non so, dal lavoro, dalla spesa. Ah, buon caffè, perché magari devo ritornare una riapertura prima. Esatto. E oggi devo dire che avremo la possibilità di goderci un ospite che si chiama come te, la con la Y, ed è una attrice, un personaggio, un artista, tutto tondo. Sai cantare, sai recitare, sai ballare, tu sai fare tutte queste robe? Certo. Che bugiardo. Quando mi sogno faccio alcune cose che tu non hai detto. Ecco perché abbiamo invitato Ilenia Mezzani, vado a prenderla nel nostro salotto. Appassionati di cucina oggi, ma anche di teatro, di musica e di cinema, perché Ilenia con la Y Mezzani è la nostra ospite oggi. Ciao Ilenia. Ciao, grazie a tutti. Buon pomeriggio. Grazie amore. Allora, noi siamo felicissimi, Ilenia e io, di averti ospite, perché devo dire che la tua è stata veramente una bella esperienza, che dal 2007 è iniziata con un grande regista. Vuoi velocemente raccontarci? Sì, è stato veramente un incontro molto bello, che mi ha dato moltissime soddisfazioni, con il grande maestro Ermanno Olmi, dove è stato così è stato realizzato il bellissimo film Cento Chiodi, ecco, con l'attore Rastegan, dove io interpretai il ruolo della locandiera. Sì, posso, apro e chiudo parentesi, grande soddisfazione, perché lavori con un grande regista, però insomma devo dire che anche Rastegan non è da meno, non guasta avere a che fare con lei. Un bel vedere, ecco. E quindi da lì è partita tutta una serie di cose che ti hanno permesso mano a mano di tirare fuori i tuoi talenti, perché canti, dicevamo, sì, c'è anche un tuo CD, giusto? Sì, esattamente. Ho intrapreso anche, diciamo così, la carriera della musica, che mi piace molto, e ho deciso appunto di incidere un single di 5 brani, un cofanetto dove raccolgo appunto tutti i brani famosi di canzoni, di cantanti conosciuti, e si può trovare su Amazon naturalmente, online, sì, sì.
ma questo ed altro andremo a raccontare ovviamente a tutti voi del chef tra pochissimo, perché io ti inviterò ovviamente a cucinare la nostra Masterchef, un piccolo brindisi ben augurale con l'acqua buonissima, ci Elena Rezzani, a tra poco in cucina. Bianchi, il nostro direttore di produzione, senatore non basta, c'è una mia sorella per cui saranno in tre, e oggi invece in cucina abbiamo due Ilenie. In cucina, ok, esatto. Ilenia però con la Y, la nostra Ilenia Mezzani, la nostra ospite graditissima oggi, la vostra Ilenia e basta. Quella è normale. Allora, intanto ben arrivata, buon pomeriggio. Questa è la cucina nella quale tu esprimerai tutto il tuo volentieri. Sei brava a cucinare? Sì, me la capo. Oh, mi piace. Almeno posso andare a fare un cibo. Diciamo che abbiamo sempre bisogno di ti avrebbero sostituita. Allora, pronti invece con gli ingredienti della prima ricetta, accomodati con Ilenia con la Y, la torta alle mandorle senza lattosio e farina. Questa è una cosa molto carina che Ilenia tra l'altro ha fatto alla figlia, in onore della figlia di una mia carissima amica Valentina Marcellanti, voglio bene. Allora, come si fa questa torta senza lattosio e senza farina? No, senza lattosio e farina, giusto, senza queste robe qua. 5 uova, 200 g di zucchero, 300 g di mandorle pelate, se volete potete usare anche 2 cucchiai di marsala e infine 200 g di confettura. Pochissimi ingredienti per una torta che però vi garantiamo sarà meravigliosa e vi farà fare un figurone con gli amici se vengono gli ospiti a casa. Quindi anche perché senza sicuramente lattosio, ma anche adatta per chi è intollerante al glutine. Bellissima. E quindi anche per le persone celiache l'importante è scegliere sempre ingredienti con la spiga barrata, quindi che ci danno la certezza che ci sono, che non ci siano appunto presenze di glutine, perché possono tra l'altro essere anche contaminati. Posso dire davvero grazie, sei stata davvero carina. Quante volte vi diciamo anche su Facebook, sì, se avete delle intolleranze particolari, chiedete a Ilenia Bazzano, la nostra chef, non ci puoi insegnare una ricetta senza questo che mi fa male, senza quello che... Scrivetelo sulla pagina Facebook di Due Chiacchiere in Cucina e lei farà di tutto per accontentarvi. Assolutamente sì. Allora, la cosa che io chiedo a te adesso, sono strano, Ilenia, sembra quasi di parlare, di fare un dialogo con me stessa, interiore, di andare a rompere le uova in guerriere all'interno, mentre io appunto creo la base oleosa, ma anche la struttura della torta, e sono delle mandorle pelate, vanno ridotte praticamente quasi come se fosse una farina, proprio sbriciolate, in effetti io adesso una parte di zucchero mi servirà per andare a montare appunto le uova, perché devono essere anche in questo caso belle spumose, quasi a triplicare la capienza, il volume iniziale, e una parte di zucchero invece poca la utilizzerò per assorbire la parte di olio. Capito. Ecco che la ricetta esce lo stesso anche se non c'è la farina, mi dà la struttura. La cosa importante è in questo caso di dare dei piccoli impulsi al frullatore, in questo caso, proprio per non andare a surriscaldare la mandorla. Oggi, vero? Tantissimo, tantissimo. Io devo ringraziare Greschi Abbigliamento a Mestrino, perché comunque ti crea. Ti ho fatto vedere gli occhiali caburventi? Gli occhi famicali Ornella, di Stra e di Bigonza. Sono quelli di Johnny Depp. Guardate che... Scusate. Sembra un carino io con questi occhiali qua. Sapete, stanno proprio bene questi. Sul caldo sto sudando. Sì, diciamo che sono tu che sei a metà? Sì, perché io qui ho già... Non ho paura di una pellicola. Mi stavo vagoreggiando e con i miei occhiali nuovi ero proprio un po' la vanitosa. Che sai utilizzare questo? Che ha messo così? La sai usare? Proviamo. Ma tutte quelle cose che usare hanno tutta la mia ammirazione. Allora, la prima parte non deve essere troppo veloce, perché comunque altrimenti ci ritroviamo lo zucchero davanti al nostro... Esattamente. Quando i capelli bianchi dallo zucchero. Quando è ben appunto amalgamato, mi servono 300 grammi.
Purtroppo sono grassi buoni, proprio vanno bene. Almeno 3, 4, 5, 10 mandorle, no, una sola. Ok, a più che la comincia a sfumare, vai a aumentare la velocità. Adesso lo fa. Parla pure io, mia. Allora, mi letta con la Y, scusa, le do la mando, che cosa me lo vedo niente di fare, ma si vede che ti fai. Poi sei di acqua e il senso di limone. Grazie, tu, raccontaci. Sì. Di questo film, tra l'altro, di cui abbiamo accennato solamente. Sì, è un film, diciamo, che mi ha dato il debutto, appunto, molto bello, con la regia di Ermanno Ugni, dove io appunto feci la locandiera che serviva in tavola a Rastegane, in questa bellissima locanda dove lui soggiornava in quel periodo. È stata una bella iniziativa, è stata, diciamo così, un'esperienza nuova. Ok, faccio la voce. È stata una vera esperienza, ma anche perché un grande regista così ti dà l'opportunità. Esatto, anche un po' anche la prova. Sì, è stato un maestro che mi ha dato molta possibilità, molta visibilità e soprattutto molta fiducia. E devo dire che comunque ce n'erano molte in quel momento che lui, senza me, ha trovato qualcosa di particolare. Volevo chiederle se il casting è stato un po' combattivo con tutti i casi. Sì, sì, è stato, diciamo, un casting molto, molto pieno. Certo. Pieno di personalità, di ragazze. E lui ha visto, intravisto in me un nuovo, un viso particolare per quell'immagine, per quel personale. Esatto. Ma è bello, cioè, sicuramente, secondo me, proprio è la fisionomica che anche molte volte aiuta, sì, a farti ottenere magari una parte di ciò che dà. Esatto. Ma al di là di questo, cioè, come una ragazza, come si approccia? Come tu arrivi da Mantova, è una città meravigliosa. Sì, molto bella, sì. Hai sentito che c'era questo caso, giusto? Sì. Esatto, e ti sei proposta, come hai fatto? Esatto. Io partecipai quando vidi appunto l'annuncio sulla rivista, sul giornale, e in quel periodo lì naturalmente ho detto, ah, provo anche questo, perché no? E mi mise in fila in mezzo a tutte le altre. È stato bello. È stato veramente entusiasmante. Aspetta, veramente. Ma fino all'ultimo tu pensavi che saresti stata scelta per fare questo? No, non avrei mai immaginato, anche perché comunque erano tante le candidate, quindi non avrei mai pensato di rientrare nel ruolo che secondo lui faceva proprio a sé, nel ruolo, nel contesto del film. Penso che sia già bellissimo. Mi sono ricordata della velocità. Una velocità veramente. Quello che mi non è mai ganato, non so se è stato fatto. Io penso che sia perfetta per chiunque possa avere qualsiasi tipo di intolleranza, allergia o che so io. Quindi mi aiuti. La cosa, il malato, secondo me, questa è anche una torta. Chiamiamola proteica, perché è adatta a una sportiva, grazie a una persona. Manca le mandorle, giusto? Noi che siamo sportivi, dovreste sapere, noi che siamo sportivi, ma una fetta di torta. Non devi dire a loro, devi dire, dovete saperlo che noi siamo sportivi. No, ma se lo spieghi molto, molto sportivo. Non sei, non sei in grado a fare questa cosa di quindi non è con la lezione diversa. Ah, ecco, la sua amica con la lezione, cioè è una salottina. Come si cambiano i comuni, il piccolo inizio divento una ginnastica. Assolutamente, salto in lungo tutti i giorni. Allora, questo è lo spettacolo. Perfetto. Adesso devo andare a fare un po' di amore. Sì. Vai tu a fare l'amore? Aspetta, la musica. La samba. È vero, la samba. Ecco, no, allora, si parlava di questo casting, ok? Aspetta, quanto è ancora la mia? Mezz'ora. Allora, prima, io vi dico io ancora delle cose che magari vi possono tornare utili. Stiamo preparando la torta alle mandorle, senza lattosio, senza farina, così intanto rinfreschiamo la memoria, perché queste mandorle devono essere smuzzate quasi farinose. E quindi... E quindi per Ilenia Mezzani, insomma, la nostra ospite di quest'oggi, che poi non ti posso neanche definire la nostra amica attrice, perché tu hai anche un trascorso di conduttrice, di serate, trasmissioni, cioè, voglio dire, ho fatto diverse cose e diciamo che comunque l'artista ama sempre un po' abbandonarsi e mettersi anche in gioco, esattamente. Pensa che Ilenia, prima di scoprire in realtà una scelta, ho fatto la ballerina per moltissimi anni. Sì.
plastica, la faccio anche io, ho fatto gli amici di vostro, poi mi sono buttata con la ginecologia giusta artistica e ho finito praticamente con la ginnastica ritmica in acqua. Allora, adesso la parte di una sera me la voglio mescolare con la pubblicità. Sì, vediamo, è un po' di passare così, ma vediamo il legno, tu che sei brava. Pensa, pensa. Bastava quello, perché non me l'hai detto, adesso mi uccido. Allora, questa è la consistenza delle mandorle. Vedete che comunque, grazie a impulsi, ma anche alla presenza dello zucchero, è comunque non un pastone. Perché altrimenti si sarebbero surriscaldate e ovviamente diventavano un po'... Una nocciola, una mandorlata. Esatto. E questa invece è la consistenza... Guardate che bella, che spumosa, hai visto che bella? La cremina, è bellissima, una cremina. Sì, una cremina. Mettendoci queste cose un po' di marsala qui dentro, potevamo fare lo zabaglione dopo. È che noi abbiamo detto, se volete, due cucchiai di marsala, ma vai, non sto a perdere. Allora, ancora. Sì, adesso, naturalmente... piano piano, perché altrimenti sì, andiamo a rovinare la parte. Io, scusami, ho ancora un po' la cena della tua veglia. Esatto, abbiamo avuto quest'ospite, chef, meraviglioso, che abbiamo un po' chiesto prestito all'Antonellina. Ciao Antonellina di... come si chiama? La prova di fuoco. La prova di fuoco, continuiamo un altro, quelli delle fiamme, presente, stavo dicendo la 21, eccetera. Ecco, e poi lì è venuto qua e ci ha insegnato un po' di robene. Poi sai che canta lui? Ah, sì, questa è la voglia, vuoi cantare, bisogna che canti. Volentieri. Sai che canti? Cosa posso cantare? Non lo so. Hai detto che sei con le tue voci, anche nel tuo album. Sai che è una appassionata lei, ti fa dire. Ma non lo sanno a casa, non l'abbiamo mai detto. Ma davvero? Ma come mai non l'avete mai detto una cosa così importante? No. La nostra Elena Bazzacco, la pazza per la Pausini. Se non lo sapevate, sapevatelo. Se volete fare una sorpresa, tra l'altro, potete tranquillamente invitare esatto, farmela ritrovare in camerino e io cucinerò per lei una piadina spagnola. È vero, che lei parla così adorabile. Grazie. Invece, scusa, Ilenia con l'Enzio, sì. Tu quali artisti? Beh, a me piacciono un po' tutti, da la Celentano, Claudio Villa, Claudio Villa, Giorgio Villa, sì, perché è così con questa portata. Mi piacciono, anche se sembra che abbia una voce abbastanza sottile, sminuita, molto sminuta, e che non riusciamo a fare che parlare, non si riesce di più, perché è molto timida, perché... Da un punto di vista della timidezza, Ilenia, sai, appena l'ho conosciuta, chi mi ha fatto venire in mente? Margherita Muri, ti ricordi? Bravissima, all'inizio. Però quando parlavi era molto... Ti davi questa impressione? Sì. E ci sono dei brani comunque molto belli, perché comunque fanno sentire proprio l'acustica e proprio ti arriva direttamente. Ma tu in questo album che cos'è? È un tributo, Cristina, a tutti questi grandi artisti italiani che hanno fatto la musica di allora, degli anni 70-80 ad oggi, quindi ci sono anche dei brani all'interno contemporanei, insomma, ed è molto molto bella. Va bene, allora noi adesso invece attenzione, perché dedicandoci completamente a quelli che sono davvero diventati pazzi, nel senso buono il termine, per la dieta dei mestieri, meraviglioso, altre scoperte con dieta collegata al lavoro, alla propria professione. Vado in salone. 180 gradi e forno preriscaldato per 20-25 minuti. Ok. Fare sempre la prova sta qui. Che posso dirvi? A Due Chiacchiere in Cucina oramai ci stiamo specializzando grazie a due specialisti, intanto do il benvenuto a Eleonora Buratti e poi il tuo consulente per la dieta dei mestieri che è Carlo Giolo, insomma continuando a parlare di quelle che sono le attività a rischio, quelli che sono poi gli alimenti che possono invece ribaltare la situazione per quanto uno possa fare un mestiere, facciamo l'esempio l'operaio metalmeccanico, ma a suo favore perché gli alimenti ci possono tutelare, ci possono proteggere.
proteggere? Certo, sì. Solitamente quando noi andiamo nelle aziende dove incontriamo parecchi operai, una delle prime domande che ci rivolgono è sempre questa: ma noi che facciamo il lavoro a turni, come facciamo ad alimentarci? Perché certo, chiaramente qui c'è una sostituzione del giorno che va a sostituire la notte e viceversa. Con scompensi immagino anche abbastanza importanti, sì, no? Sì, perché si va a contrastare quelli che sono i naturali cicli circadiani, per cui chiaramente che spieghiamo sono i cicli veglia sonno. Esattamente. È chiaro che uno magari, non so, fa una settimana, velocemente ti rubo solo un secondo, una settimana di turni di notte, poi si trova scombinato per un po', giusto? Esatto. Quello che noi consigliamo è innanzitutto quando finisce il turno di lavoro solitamente si va a fare colazione, perché comunque, ecco, allora se vogliamo fare colazione prima di andare a dormire, ricordiamoci sempre che è un pasto e che noi consumiamo prima di andare a dormire, certo. Quindi non è la classica colazione, quindi no ai bomboloni fritti, no alle paste. Perché non bruceremmo nulla. Assolutamente. Mangiamo e andiamo a letto. Esattamente. Esatto. Per cui va bene un frutto, va bene un frullato, sì. Va bene una fetta di pane integrale biscottato con un po' di marmellata naturale, va bene un tè verde. Ecco, però cerchiamo di evitare anche i tramezzini, gli insaccati, cioè tutti i prodotti animali che resterebbero sullo stomaco e nella fase della digestione ancora per certo, molte ore. Certo. Ecco, per quel che riguarda invece quella che viene chiamata la pausa, che non è più la pausa pranzo a questo punto, ma è una pausa notturna, dove però comunque ci si deve alimentare, certo, nel cuore della certo. notte, ricordiamo anche lì di seguire le regole della digeribilità, per cui i pasti il più possibile digeribili. Con delle piccole regole classiche, cioè molto semplici, il pane biscottato è più digeribile rispetto al pane al pane fresco, quindi in più se è integrale ancora meglio, per sì. cui via di pane integrale, via di insalatone, via di eventualmente se vogliamo dei formaggi che non siano formaggi stagionati e uova meglio crude che cotte. E quindi i turni diventano un po' più leggeri. Esatto. Quindi avete capito, amici operai metalmeccanici o mogli di operai metalmeccanici, se volete saperne di più, perché non era solo questo, vero Eleonora? Una parte, sì. Su Facebook La Dieta dei Mestieri. Un bacio a tutti coloro che avessero bisogno di fare d'altro adesso, ma vi aspetto ai fornelli, noi siamo pronti a continuare. Siamo tornati per il Golden Chef, hashtag Golden Chef. Eccoci qua e completiamo diciamo con questa copertura, questa colatura ecco, come se per me un suggerimento: se questa torta viene data da mangiare ai bambini, evitiamo il marsala, ma possiamo di lui, a meno che signora, che ne so, ci sono notti che non dorme, esatto, allora abbiamo anche il brandy, volendo, esatto, no, stiamo scherzando, è una torta che come dicevamo prima è perfetta, tu non sei intollerante, no, assolutamente, questa è una torta perfetta per chi ha intolleranza al glutine o comunque al lattosio. Lattosio e anche il lievito. Spettacolo, mi piace. Diluita la marmellata, la confettura, noi abbiamo utilizzato in questo caso frutti di bosco, ribes o quello che è, o mirtilli, qualsiasi tipo, buonissimo con la marmellata di arance, arancia amare, e la diluita con un goccino di acqua. Basta metterci un po' d'acqua, sì. E si fa la stessa cosa. Si fa la stessa cosa. Ecco, io voto, mi piacciono tanto i frutti rossi, però devo dire che la mandorle si sposano altamente. Ecco, questa è la prima ricetta. Noi adesso ci spostiamo perché sta arrivando Carla in linea con la I. Il tuo amico di Emily. Sì. Andiamo via, lasciamo fare campo libero. A tra poco. Intollerante al glutine, quindi una grande attenzione anche per l'intolleranza. Bene,
cosa che il vino invece? No, il vino è molto tollerante, molto tollerante. Questo è un moscato del Piemonte, quindi moscato bianco, vini di Battaziolo, annata 2011, 40-60 giorni di appassimento dell'uva con concentrazione dello zucchero ma anche dell'acidità, e quindi già di per sé il moscato è ricco di profumi, con l'appassimento è ancora più profumato. Si sente già il profumo ancora prima di... Poi fermenta in legno, in barrique, e vedi questo colore giallo così acceso, dorato, è dovuto anche a questo passaggio in legno. È nato 2011, quindi ha fatto un certo percorso evolutivo che giustifica il colore, la concentrazione del colore, l'intensità del colore. Ci mettiamo il naso appena appena, non vedo l'ora da sniffare, insomma. Bellissimo, eh? Cioè, è un profumo, ripeto, di qualsiasi cosa c'è. C'è? C'è. Uvetta sultanina. Eccola là, quella, proprio. In primis. In primis. No, veramente, con un dolce di questo tipo, il moscato del Piemonte si abbina benissimo, perché, ripeto, oltre alla freschezza ha anche una buonissima sapidità e quindi anche una lunghezza gustativa importante. Abbiamo assaggiato un sorsetto, piccolo piccolo. Davvero piccolo piccolo il sorsetto? Sorsetto piccolo piccolo, ma poi ci ritorniamo. Ah, ecco! Il riassaggio. No, la piacevolezza è data dal fatto che sì, è dolce. È anche acido, fresco, bello, poi servito a una temperatura, abbiamo servito un po' più fresco, sugli 8 gradi, si poteva servire anche un po' più alto di temperatura, ma l'abbinamento è semplicemente perfetto. Con la mandorla, secondo me, ci sta. Sì, ci sta, da Dio. Allora, cin cin, e noi ci vediamo tra poco. Aveva riposto su noi due un sacco di speranze, perché sperava di accasare il suo ragazzo. Sei single? Io sì, ecco, regola, e che forse sei un po' troppo alta per lui. Allora, posso andare con l'ingrediente della seconda ricetta? O volete che mi tieni due da ridere, che non è neanche molto professionale? Grazie, Ilenia della Ezio. Allora, abbiamo insalata di bulgur e legumi, buona da matti, e vi consiglio davvero di seguire attentamente il procedimento. Servono 300 g di bulgur, una busta di lattuga, 30 g di ovetta, 200 g di ceci in scatola, 100 g di grilli di noci, un peperone rosso, un peperone giallo, una busta di rucola, aceto di mele, olio extravergine di oliva, una bustina di zafferano, che avete visto, la nostra chef ha già messo nell'acqua insieme al bulgur, e infine sale e pepe quanto basta. Questa è l'insalata di bulgur e legumi, molto proteica, questa fa molto bene. Tra l'altro il bulgur, che tanti lo chiamano burgul, cioè il puntinario, sì, ma burgul è fonte di proteine, assolutamente vegetali, ed ha il potere di assorbire, di regolare appunto la parte di colesterolo, quello cattivo. E noi diciamo anche una buona forza attraverso la verdura, che naturalmente farà da colorante, chiamarlo banalmente, ma comunque ricco di vitamina. Sì, bel apporto poi di vitamina. Questo è un piatto unico. Adesso che tra l'altro appunto arriva l'estate, cerchiamo di togliere, se ci riusciamo, le salame, salsiccia, a parte che non fate la villa.
anche su questa insalatona. No, a parte gli scherzi, questa è una cosa che fa molto bene ed è una perfetta alternativa nei momenti in cui arriva il caldo, proprio per evitare di andare a, diciamo, incrementare troppo le calorie. Diciamo, ecco, una cosa che consiglio come per il riso, quando andiamo a cuocere il riso per l'insalata di riso. 300 grammi sono più che sufficienti per 4 giorni. Non buttatene un chilo come ho fatto con il riso, perché poi andate avanti circa 10 anni. No, perché infatti è quello, perché uno dice, a me capitava all'inizio, molto sprovveduta naturalmente, perché chi cucina mio marito lo sa, non sono i telespettatori, e cosa facevo? Dicevo, ma sì, dai, facciamo un chilo, che così vado avanti un po'. Però alla fine infatti distribuivo a tutti, insomma, era veramente un po' un problema. Invece, una cosa che piacerà moltissimo ai nostri amici Golden Chef è una cosa che abbiamo scoperto a telecamere spente. Praticamente la domanda è stata, proprio l'invito per una persona molto intelligente, merita di trovare una fidanzata, vedi che ti ho fatto un complimento stavolta, ma i legni a tutte e due c'entrano Albano e Romina, ragazzi? No. Albano e Romina? E se non ti arrivano chiamate i legni? Ebbene, normale inizio, ma insomma non cambia più. Ebbene sì, perché devo dirti Cristina che correva l'anno che i miei genitori allora sfogliarono una rivista, Gente, e si dissero tra loro, ma perché non diamo questo bellissimo nome, Primogenita, Albano, Romina, che è un po' fuori comune dai soliti nomi, e allora così pensarono di darmi il nome di Ilenia con la Y, ecco, è veramente molto bella, è normale. Storia diversa, forse più che altro anno diverso, e stessa roba. Però lo stesso, perché evidentemente il nome che Albano e Romina diedero alla loro figlia era piaciuto, perché in effetti non c'è. Posso dire anche una cosa, che al mio paese una signora ha messo il nome di Ilenia a sua figlia perché ce l'avevo io. Ah, che carina! Adesso non vorrei dire. Se la sta tirando un poco. Ma c'è io, questo onestamente, ha saluto mamma Luci, che è mia madre. Siccome io sono nata all'epoca del T-Rex, e di Cristina ce n'erano nessuna. No, credo nel mio paese ce n'era un'altra che aveva un anno forse più di me. E mia mamma ha detto, che bel nome Cristina, lo chiamiamo così, ma questo accadeva in un'epoca in cui di Cristina proprio non esiste. Non c'erano neanche i giornali. E non c'erano neanche i giornali, come sempre molto carina Ilenia. Allora, questo è l'aneddoto, esatto, i veli, alle occhi furono esattamente, sì. E quindi da lì poi fu questa decisione per dare questo nome, un nome che comunque mi piace molto, perché è un po' fuori dal comune, la insieme si sciampa, invece di Ilenia con la in mondo pieno. No, ascolta, perché prima parlavamo con Ilenia Mezzani, questa nostra amica, ormai una grande amica di Due Chiacchiere in Cina, lei ha fatto la conduttrice, la presentatrice, ha lavorato in teatro, ha recitato in cinema, sì, con Siani, hai fatto anche con la TV, sì, esatto. Sì, è stata una bella esperienza anche con Maria De Filippi, perché comunque mi ha dato la possibilità di fare C'è posta per te, sì, con Alessandro Siani, esatto, un comico, simpaticissimo, veramente. Veramente simpatico, e da lì poi naturalmente feci io con lei in accordo uno scherzo da Alessandro Siani, dove naturalmente insomma ci fu anche un ruolo, perché feci la pecca comica, dove lui appunto la pecca comica era, diciamo, una pecca dove naturalmente rivestivo questo ruolo, questo personaggio comico, e lui faceva delle battute parlando lui non si aspettava cosa dicesse, quindi lo portava un po' ai tranelli, diciamo, di questo personaggio, e lui guarda stupito. E insomma ci siamo veramente divertiti, Cristina, perché era anche abbastanza simpatico lui di suo, è un nostro bravo, una artista complessa, veramente. E Maria com'è? Maria è una donna meravigliosa, è veramente una grande professionista, e devo dire che grazie a lei ho avuto modo di poter fare C'è posta per te, e devo dire anche che ho avuto l'occasione di incontrarla anche in Italia a Scottare, mi è veramente tanto piaciuta. Ma lei partecipa anche in Italia? Sì, sì, Cristina, sì, sì, lì facevo la telefonista comica. Dai, la centralinista, come mi faccio un esempio? Perché non l'ho vista quella? Ma adesso, devo dire che facevo la centralinista, ricoprivo due centraline in uno. Che dai, i problemi, dove dici, ma non avevo anche fare tipo la come si chiama? No, era un po'. No, quella lì è un contesto un po', diciamo, però era, diciamo così, un ruolo abbastanza bello, perché era comico di questa centralina.
centralina che aveva delle difficoltà con l'altra centralina che faceva finta di non capire e quindi se la rivestavano tra loro. Era molto molto bella, viva carina, allegra. Comunque era definito molto bravo, molto professionale. Sì, molto professionale. Ma ti dirò che in effetti io penso che tutta l'Italia si sia reso conto di questa professionalità dell'Elena, no? Trasfare in qualsiasi lavoro come professionista. Ma adesso secondo me con l'esperienza e con vari programmi televisivi ha assunto anche quasi una vena comica, molto meno impostata. Sì. Si è lasciata andare un pochino di più, già messo solo questi 25 anni. Ti dirò che io quando sono in crisi mi guardo su posta per te e almeno trovo il... Non diverti perché dici oddio, c'è gente che ne sa peggio di me. No, ma più che altro perché trovi una scusa per piangere. Ma tu sei di quelli che vanno al cinema a vedere un film di loro? Tu sei bellissimo, ho fatto pianto. Ma io pianto anche con il Re Leone. Beh, è stato commovente il Re Leone. Anche Spirit, sono due ecco, anche Spirit, insomma, c'è una adulta che piange per un cartone animato, vogliamo parlare. Senti, parlando invece di Lelia Mezzani, cantante, nel tuo CD, appunto, nel tuo album, tu, diciamo, ripercorri le tappe attraverso le canzoni di grandi personaggi, sì, anche la Bersina, per esempio, sì, ma abbiamo scoperto con Ilenia che tu hai la grandissima passione di Celentano, ti piace tanto. Sì, mi piace tantissimo Celentano perché comunque, diciamo, ha fatto dei brani molto belli, dove naturalmente mi ha anche coccolata un po' così, insomma, nella mia infanzia, e ce n'è uno che ho cantato dentro di un piccolo single, è molto carino, quello che fa a mezzanotte sai che io ti penserò. Ovunque tu sarai, sei mia, e stringerò il cuscino con le braccia e ta 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 ta. Trasformerà cattivo come adesso, non lo sono stato mai. E quando mezzanotte viene, se davvero mi vuoi bene, pensami mezz'ora almeno e dal pugno chiuso una carezza. Nascerà na, 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 la canzone dei genitori di Enrico Bianchi. Ed è questa la canzone che ti ha dato l'imprinting? Cioè nel senso che tu sei stato concepito con questa canzone. Non c'è. Scusa, è vero, ci sono delle canzoni che hanno creato delle belle storie d'amore, le persone sono incontrate, sono innamorate, hanno fatto un bambino, la giusta evoluzione volendo. Oh, che bei colori, visti, bellissimi, bellissimi. Oh, tu sei brava anche in queste cose. Io avrei fatto una frattaglia di misto. Sì, ma è bellissima da vedere, per quello che io ti ammiro tanto, Ilenia. Vedi come anche bello, sì. Giallo rosso, il sole e poi il rosso, passione, fuoco, passione. Il giallo rosso, di che squadra è? Roma. Da Roma. Da Roma. Ok. Pupone, scusa Pupone, non sono una grande sportiva. No, guarda, mi metto qui adesso le noci. E mi metto un po' di uvetta, un pezzo della confezione, sì, e vado a mollare nell'acqua. Amica, dimmi. La scelenia con la I. Un po' d'acqua? No, sì, un po' d'acqua. Secondo me qui abbiamo il fuoco che probabilmente sta andando a darsi. Può darsi. Là. Però io personalmente preferisco i mestoli di legno, se devo essere sicura. E allora, guarda, no, voglio dire, usavo guarda, questo riesce a... brava, bravissima. Vedi che qua ci vorrebbe poesia, che quando fai il viso per la paella dice che si deve attaccare. Però no, questo. Allora, peperoni con un filo d'olio, noi lasciamo insaporire bene. Non mettiamo tante spezie perché abbiamo già parecchie parti aromatiche in questo caso. Rivoliamo solo di sale e di pepe. Sì. Adesso, Ilenia. Sì. Ilenia con le iniziamo Ile, o proprio mancine. Ile, sì, spesso, sì. Benissimo, mi rivolgo qua, sì, perché poi diamo anche una parte dolce da fare al vetro sul tanino. E tu mi fai riprendersi. 3 ore? No. Questa è la risposta classica. Allora, attenzione, torneremo ancora in cucina. È tempo di pubblicità. A tra poco. Ciao. Sì?
scoprendo il mondo intero con Ilenia Mezzani, la nostra ospite. Andremo piano piano a ultimare questa insalata, un'insalata di bulgur e legumi, perché sono i ceci. Possiamo metterci anche fagioli cannellini, mettere anche un misto, sì, di legumi. Ah, ecco. Okay. Allora, io adesso ho fatto raffreddare il bulgur, sì, con... velocemente, in questo caso con l'acqua fredda, ma se avete tempo potete farlo anche il giorno prima. Ho aggiunto della rucola già spezzettata, sì. Adesso naturalmente i nostri peperoni, e già cambia il colore. Vedete anche il sughettino che c'è, ma c'è un profumino, sì. Veramente. Scusi, tu hai un bambino, no? Diciamo, Ilenia ha un figlio che ha 4 anni, si chiama JJ. Sì. Ok, tu a tuo figlio potresti preparare un'insalatina, sì, così, infatti, infatti a lui piacciono le merendine, questi piatti così veloci, anche abbastanza buoni, anche perché comunque sono piatti freschi. Sì, 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 volentieri, perché mi diverto fare queste insalatine, questi piatti freschi, unici, sì, sì, e quindi insomma... Mi si abitua i bambini anche a mangiare l'insalata, vero Ilenia? Ma tutti i sapori, poi c'è sempre qualcosa magari che può non piacere, però qui dentro veramente si trova tutto quello che c'è di buono e che può far bene al nostro corpo, bene della gola ma anche poi insomma ci sono parti morbide, parti scrocchiarelle, tante vitamine anche, sì, dentro, legumi, e poi è un po' freddo, secondo me buonissimo di stagione. Ecco, allora tu hai preparato queste barchette con questa insalata. Sì. Sta proprio estate. E poi io, anzi io, Ilenia ha preparato questa emulsione fatta con olio, sale, pepe e aceto di mele. Chi desidera può condire con qualche goccia anche... anche questa insalata, ah, ecco, quindi è quasi un agrodolce. Certo. Io ne metto giusto qualche goccettino anche per riuscire a pulire un po'. Allora, mentre tu vai a ultimare con questa come la chiamano gli chef? Emulsione, non è un altro nome, mi sbaglio. Citronette, forse citronette. Ilenia invece no, si chiama vinaigrette. Vinaigrette, bravissima, vinaigrette. Ilenia, ti chiedo di seguirmi perché sta arrivando il sommelier per l'abbinamento con i vini. Eccoci. Come fai, Ilenia? Eccoci per questo piatto, diciamo, estivo. Certo, però si può servire anche freddo. Freddo, e soprattutto sai cosa? Si può servire anche come finger food in porzioni minime. Benissimo, allora ho scelto un vino, siamo innanzitutto in Friuli. L'azienda si chiama La Tonella, il vitigno è il Sauvignon Blanc, il vigneto si chiama Colmapis, l'annata è la 2015, quindi un'ottima annata, poi ha fermentato il legno, ha fatto criomacerazione, cioè le bucce sono rimaste a contatto con il mosto per alcune ore a bassa temperatura per preservare i profumi. Perché ho scelto questo vino? Perché questa insalata di bulgur ha anche una ricchezza olfassiva e anche gustativa importante. Allora abbiniamo un vino che ha aromaticità, ma più che altro una persistenza aromatica importante. Poi sicuramente il bulgur è fatto da amido, certo, quindi tendenza dolce, mi richiede nel vino acidità e sapidità. E qui siamo nei colli orientali del Friuli, una zona un po' particolare, in cui c'è un terreno fatto da una marna sedimentale che si chiama Ponca, cioè era un fondale marino riemerso, quindi ricchissimo di scheletri conchilifero, quindi di carbonato di calcio al 65% e 35% di argilla, quindi è un terreno che dà grande ricchezza, diciamo così, al vino. Un fossile tempo fa, sì, sì, ma quello era Kimberidge dello Chablis, ma il concetto è questo: fondale marino riemerso. Ci mettiamo il naso e l'intensità olfattiva è importante perché il Sauvignon esprime queste note proprio vegetali molto molto spiccate. Andiamo a sorseggiarlo. Senti che meraviglia, acido, bello, fresco, ripulisce la bocca. Perché questo bulgur con i suoi amidi mi impasta un po'. Impasta. Quindi ho bisogno di un vino che mi ripulisca la bocca. Ecco. Questo è un vino del Friuli,
Non si trova sulla nostra guida Venezia, ma su Venezia trovate 2157 vini. A tra poco. Sì. Invece noi abbiamo come sempre il piacere di darti un piccolo ricordo. Grazie, la nostra trasmissione. Grazie. Questo è il nostro grembiule. Grazie, grazie, grazie davvero di cuore. Grazie. Volentieri ne farò tesoro e farò dei piatti bellissimi. Grazie, buonasera, grazie, grazie a voi. Grazie. In bocca al lupo. Grazie a tutti. Grazie. Noi cosa possiamo dire? Semplicemente sette volte www.televandola.tv. Naturalmente ricordatevi la pagina Facebook. Come dicevamo prima, se avete delle intolleranze, non lo so, scrivetelo su Facebook alla nostra Ilenia, magari vi dà dei suggerimenti. Anche se volete vedere come si realizzano determinate ricette, determinati passaggi particolari, che ne so, il baccalà alla vicentina. Lo fare benissimo. Abbiamo esattamente un'ora, vedrete che ce la faremo e faremo impazzire il nostro... Grazie, grazie a tutti voi, ricordatevi tutti i social, ma soprattutto ogni giorno a pranzo con noi due chiacchiere in cucina. Vi vogliamo bene, buon appetito, grazie. A presto, ciao.